grazie del tuo splendido corpo passeranno dolci domeniche, più dolci di quanto lo sia il cioccolato. Giocando tutti e due al gioco delle anche, a sera sarò a pezzi, tu sarai pallida con le labbra bianche. Un mese dopo tu partirai, scenderà la notte sulla terra, invano tenderò verso di te le braccia, maga di mistero, mia Circe sparirai. Dove te ne andrai, tesoro mio, a Parigi, in Svizzera oppure sull'orlo della mia malinconia? Questo mediterraneo flusso che mai mai si dimentica. Suoneranno allora, suoneranno le trombe dell'artiglieria. Noi partiremo, avanti, e patapum, tesoro mio, verso quello che si chiama il fronte. Chissà, farò delle prodezze come fanno gli altri soldati in onore delle tue belle chiappe, dei tuoi dolci occhi vaghi e delle tue divine carezze, ma nel frattempo aspetto, aspetto i tuoi occhi, il tuo collo, il tuo gran culo, che non debba aspettare a lungo la bella truppa delle tue bellezze, amica mia, dai seni palpitanti. E vieni dunque perché t'amo, e io canto in tutti i toni, cielo nuvoloso, la notte tenebrosa, la luna procede a tastoni, un'ape sopra la crema. Questa era una poesia di Guillaume Apollinaire, che è uno pseudonimo di un nome che non riesco a pronunciare perché è un nome polacco. È nato nel 1880 a Roma ed è morto a Parigi nel 1918, quindi molto giovane. È stato un poeta importantissimo, uno scrittore, un critico d'arte e un drammaturgo. Fa parte di quella cultura francese che ovviamente abbraccia nomi come Braque, Matisse, Picasso e in Italia Marinetti e De Chirico. Tra l'altro Apollinaire è stato lo scopritore di un Picasso giovanissimo, ancora sconosciuto ai più. Ha pubblicato alcune raccolte di poesie, tra le quali la più famosa è I Calligrammi oppure Le 11.000 Verghe. Apollinaire fa parte anche lui del movimento surrealista francese. Buon intervallo a tutti da Antonio Sixti.